Pace e bene, cari amici, bentrovati. Buon inizio del tempo di Quaresima, con l'augurio che sia un tempo di grazia per ognuno di noi, per ritornare a Dio con tutto il cuore. Un tempo per allenarci nello spirito e diventare più capaci e più forti di dire di no al male e di sì al bene. Nel brano che la Chiesa ci propone incontriamo le tentazioni di Gesù nel deserto, secondo la prospettiva di Matteo. Gesù sta preparando la sua missione pubblica e trascorre 40 giorni nel deserto pregando, digiunando. Quindi Gesù prepara la sua missione vivendo un tempo di maggior intimità con il Padre. Il Vangelo ci dice che verso la fine di questi 40 giorni ebbe fame. Ed ecco arrivare il tentatore. Chi è il diavolo? È un angelo ribelle che ha detto di no a Dio e che tenta e istiga tutti al male. La prima cosa dunque che ci dice questo testo è che anche noi abbiamo un nemico da affrontare. Averne consapevolezza è un buon aiuto, come a dire, se ho un ladro in casa, puntargli la luce sopra sapendo che c'è, sicuramente diverso da lasciarlo agire indisturbatamente. E soprattutto questo testo ci dirà anche che Gesù vince il maligno, quindi ci dà delle strategie perché in lui e con lui possiamo vincerlo anche noi. Il diavolo dunque attacca Gesù con la tentazione e lo attacca quando ha fame. Come a dirci, la tentazione attacca e può arrivarci in qualsiasi momento, ma tante volte ci attacca proprio nei momenti di maggior fatica, dove magari stiamo facendo qualcosa di impegnativo, di sacrificante, qualcosa che comporta un maggior impegno. Altre volte può essere invece un momento di bisogno, di vuoto, un momento dove magari siamo semplicemente stanchi, oppure dove siamo particolarmente sofferenti. Proprio lì il diavolo attacca e abbiamo questo dialogo tra Gesù e il demonio. Potrebbe sembrarci lontano dalla nostra vita, ma non è così. La tentazione è molto concreta. La tentazione si gioca particolarmente nella nostra mente, con pensieri e immagini che ci suggerisce il nemico. Altre volte fa leva anche sui nostri stati d'animo. Quindi abbiamo questo dialogo tra Gesù e il diavolo. E il diavolo cosa dice come prima tentazione? Bene, hai fame? Ma se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane, come a dire usa il tuo potere, le tue capacità per manipolare persino la realtà affinché soddisfi i tuoi bisogni, cioè tutto deve essere funzionale al tuo appetito, non negarti nulla, perché sacrificarti. Il diavolo non ci tenta soltanto al male, ma il suo obiettivo è non farci realizzare il bene che siamo chiamati a compiere. Allora, tante volte, se io ho davanti qualcosa da fare che è faticoso, impegnativo, duro e difficile, ecco arrivare la suggestione che mi propone un piacere immediato, che mi propone una gratificazione facile, ma poi porta alla tristezza. Qui c'è un punto serio, vedete? Il male, il peccato ha una dinamica che è fondamentale capire. Lì per lì ti propone un piacere immediato, ma dopo ti porta alla tristezza, perché Dio ci ha pensati per il bene. Gesù risponde citando la scrittura in modo secco, deciso e taglia corto. Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Anzitutto notiamo come Gesù risponda tagliando corto, quindi non sta lì a farci tutto un discorso e un ragionamento, e risponde usando i versetti della Sacra Scrittura. Qui c'è una strategia importantissima anche per la nostra vita spirituale. Quando mi rendo conto che una cosa è una tentazione, tagliare corto è meglio ancora risponderle con un passo della Scrittura o del Vangelo che si opponga radicalmente a quella tentazione. Cosa sta dicendo qui Gesù? Che c'è qualcosa di più profondo che sazia l'uomo e che non è il pane materiale, ma è la parola di Dio. Quando è che ci possiamo trovare a vivere questa tentazione? Ogni qualvolta noi chiediamo alle cose in modo anche disordinato o alle relazioni di saziare una fame più profonda che quelle cose, quelle persone, quelle relazioni non possono fare. Facciamo un paio di esempi semplici. Pensate alla dinamica della gola. Il mangiare, per esempio, disordinato,
Ecco, non entro in ambito patologico, ma a volte che succede che io attraverso un momento di nervosismo, di ansia, dal semplice esame a scuola da affrontare, passando per un vuoto affettivo che porto nel cuore, a un momento di nervosismo, di ansia, cosa faccio? Vado, apro le dispense e mangio disordinatamente. Io sto chiedendo a quel cibo di saziare una fame più profonda che quel cibo non può saziare. Il problema è un altro livello. Oppure pensate a chi vive relazioni affettive disordinate, che passa di relazione in relazione, a mo' di usa e getta, che sia il maschio che cerca la conferma della sua virilità o che sia la donna che cerca un po' di affetto. Di fondo stanno chiedendo a quelle relazioni di saziare una fame che quelle storie campate per aria non possono saziare fino in fondo. Ecco, qui la tentazione manipola persino la verità delle cose, manipola il reale per saziarti. Ma Gesù ricorda: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. C'è una parola capace di saziarci, c'è una relazione capace di colmare i nostri cuori, ed è quella con Dio. La seconda tentazione, il diavolo condusse Gesù nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti ai suoi angeli, darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani. Ed è così subdolo che estrapola dal contesto una frase della Sacra Scrittura per giustificargli la sua tentazione. Tenete conto che, secondo alcuni, il Messia, quando si sarebbe manifestato, sarebbe apparso, venuto appunto sul pinnacolo del tempio, avrebbe fatto un grande prodigio gettandosi giù. Quindi, ecco, la tentazione del diavolo è di imporsi all'evidenza e non solo, di fare tutto ciò che vuole, tanto c'è Dio che ti protegge. E Gesù dice: non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Qui c'è un altro punto serio di come a volte il tentatore ci attacchi: non tener minimamente conto di ciò che Dio vuole, non tener minimamente conto dei suoi comandamenti che ci insegnano ad amare, non tenere conto della sua santa volontà, ma in un certo senso fare di testa nostra, tanto tutto va bene, nelle piccole come nelle grandi cose. Gesù dice: non funziona così, non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Non è Dio che deve seguire noi e benedire tutte le nostre iniziative, ma è importante che noi cerchiamo di seguire Lui, di lasciarci condurre dal suo Santo Spirito. Questo, vi dicevo, vale nelle piccole come nelle grandi cose. Infine, Gesù viene condotto, probabilmente in visione, dal diavolo su un monte altissimo. Lì il diavolo gli mostra i regni di questo mondo con tutta la loro gloria e gli dice: tutto questo io ti darò se, prostrandoti a me, mi adorerai. Interessante, l'ultima tentazione è sul potere di questo mondo, sulla vanagloria. Il diavolo gli mostra i regni di questo mondo che giacciono sotto il suo influsso, dove cioè regna una mentalità diabolica, una gloria mondana, che è quella, ad esempio, del denaro, del potere, dell'imposizione sull'altro, una logica dove al centro non c'è né Dio né tantomeno il bene delle persone, ma la logica dell'interesse personale, dell'egoismo, del tornaconto. Tutto questo ha un prezzo da pagare, però: adorare il male, vivere secondo una logica che non è quella dell'amore. Qual è un'altra strategia del diavolo, del maligno? Prendere una cosa, che magari in sé è anche buona, e farla diventare il tuo assoluto, farti perdere di vista il fine vero della tua vita, farti idolatrare, farti assolutizzare delle cose che diventano il centro, il fine ultimo della tua vita. Ad esempio, il lavoro serve per vivere, chiaro, serve per realizzarsi e aiutare altri, certo, ma se diventa l'assoluto della mia vita, io sacrificherò affetti, famiglie, amicizie. Se il mio idolo e la mia divinità diventa una persona, per un genitore può diventare anche il figlio, quello diventerà il tutto della mia vita. E finirò per perdere di vista la meta vera, finirò per diventare prigioniero e far diventare altri prigionieri di me. E Gesù risponde nuovamente dicendo: il Signore
Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Imparare dunque a dire di no quando la proposta che ci viene fatta, che sia per via di pensiero, che sia attraverso altri che hanno accolto la tentazione, ci porta fuori strada, ci porterebbe a pagare un alto prezzo pur di avere un po' di gloria, di successo e di soldi in più. Chiediamo al Signore che ci aiuti a vivere questo tempo di Quaresima in un modo serio, intenso, profondo, perché ci aiuti davvero a vivere e ad entrare in una comunione più forte con Lui e scoprire che si è davvero liberi quando si sceglie il bene. Pace e bene a tutti.